Ditemi qua sotto assolutamente con un commento che scuola frequentate. Un uccellino mi ha detto che qualcuno che deve andare alle superiori ha un po' troppa ansia per i nostri gusti, quindi adesso ci rilassiamo un po' tutti. Ma buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video, sono Gai, questo è il mio canale. Nel video di oggi, come avrete letto dal titolo, andrò a riproporre un video che sono abbastanza sicura di aver già portato un po' di tempo fa sul canale. Ogni anno, durante questo periodo, fine agosto, inizio settembre, tutti i futuri nuovi liceali, i futuri nuovi alunni delle scuole superiori si fanno prendere dal panico, perché io in primis, quando dovevo andare per il primo anno, io faccio il liceo scientifico, adesso devo entrare in quinto anno, però il primo anno che dovevo andare a scuola mi sono ero tipo piena d'ansia, soprattutto perché non conoscevo molte persone, soprattutto perché la scuola non è nel mio paese, soprattutto perché era tutto nuovo per me. Quindi vi capisco perfettamente. E quando vi ho chiesto su Instagram, così proprio a caso, che scuola dovevate frequentare, che scuola stavate frequentando, nei DM mi sono arrivati tipo: Gai, ho troppa ansia, devo frequentare questo, devo frequentare quello, ho troppa ansia, come hai fatto? Come hai fatto? Come faccio a trovare la classe? Come faccio a fare amicizia con i compagni? Come faccio qua? Calmi. Entriamo nel fulcro. Nel centro della questione, mi avvicino. Dopo risponderò pure alle domande che mi avete fatto sotto il TikTok, dove vi ho chiesto appunto di dirmi quali erano le vostre paure, le vostre ansie, eccetera, anche se già le conosco perfettamente. Però prima vi voglio introdurre un po' la situazione. Vi voglio ricordare che, come voi state entrando in classe per la prima volta nelle superiori, anche tutti gli altri compagni staranno facendo la stessa cosa. Quindi, mentalmente, anche se vi sembra che molti di loro sono sicuri di loro stessi, oppure che molti di loro sono già amici di tutti, anche loro dentro hanno ansia. Sdoganiamo sta cosa: non siete gli unici ad avere l'ansia, non siete gli unici ad avere i complessi, non siete gli unici a pensare chissà cosa pensa di me quella persona, chissà cosa vede in me, chissà se sono brutto, se sono bello. Non siete gli unici. Siete in 20 nella classe, tutti e 20 avrete gli stessi problemi, chi di più, chi di meno. Ovviamente, per chi conosce già praticamente tutta la classe, i problemi saranno molto ridotti. Per chi invece è nuovo, come sono stata io effettivamente in primo anno, ti farei molte più domande, ovviamente, perché conoscerai persone nuove. Fino a qua ci siamo, quindi non pensate di essere gli unici ad avere i problemi, non pensate di essere inferiori rispetto agli altri, anzi, mettetevi allo stesso livello e fate vedere che siete sicuri di voi stessi. Come fare ad essere sicuri di se stessi il primo giorno di scuola? Grande domanda. Dovete cercare di essere a vostro agio, perché per essere sicuri di se stessi dovete essere a vostro agio, non dovete sempre pensare ad un problema che avete, ok? Perché altrimenti non riuscirete a emanare sicurezza, ovviamente. Come fare ad essere a proprio agio? Allora, in primis, dovete piacervi, cioè nel senso, proprio la cosa più basic. Se non vi piacciono i vostri capelli in quel momento, cioè nel senso se ad esempio avete i capelli un po' tipo malandati, oppure non sono perfettamente puliti, oppure non sono così, oppure non sono così, se ne avete l'occasione, se ne avete la possibilità, sistematevi. Se voi siete delle persone come lo sono io, che si fanno condizionare dal proprio stato dei capelli, io praticamente io, cercate di averli impeccabili, ok? Non impeccabili, perfetti, però impeccabili almeno per quanto riguarda, ad esempio, devono essere puliti, sistemati, come piacciono a voi. In questo modo già sarete molto più sicuri di voi stessi, perché io, ad esempio, se so che ho i capelli un po' sporchi, se so che ho i capelli non perfetti, non perfetti nel senso, ok, però nel senso se non sono perfettamente puliti, eccetera, sto tutto il tempo a pensare, ma chissà se gli altri sono accorti che i miei capelli non sono perfettamente puliti. Ecco, questo è il primo giorno di scuola, cerchiamo di evitarla, stanzia in più. Vale la stessa cosa per il vestiario, però qua vi voglio un po' più svegli. Dovete capire che ci sono due modi di vestirsi: vestirsi in modo comodo e vestirsi in modo figo ma scomodo. Voi dovete trovare il mix, perché dovete essere comodi, raga, dovete essere comodi il primo giorno di scuola. Non stiamo in Germania, non stiamo in Svezia, non stiamo non so dove, stiamo in Italia e quando inizia la scuola c'è caldo, soprattutto in Sicilia c'è caldo. Non convincetevi di vestirvi tutti puliti, sistemati, perché di qua che salite sull'autobus, di qua che entrate a scuola e fate la prima ora, soprattutto presi dall'ansia di questa novità, sudate come non so che cosa, quindi evitate di vestirvi troppo stretti, acchittati, con magliette che magari vi fanno sudare. Cercate di mettere cose sì carine, però comode, perché essendo comodi sarete molto più sicuri di voi stessi. Perché io, ad esempio, se so che sto sudando, mi sale l'ansia, perché dico: non è che sto sudando, non è che magari puzzo, non è che magari si vede che ho sudato, non è che si vede l'alone, non è che. Cercate di essere a vostro agio, quindi per essere a vostro agio forse è meglio essere un po' proprio, non proprio perfettamente alla moda, ok? Però comunque comodi.
Perché a fine giornata, quando ritornerete a casa e sarete sudati come lo schifo, non sarete sicuri di voi stessi. Almeno io, per me vale questo. Un'altra cosa, sempre per essere, diciamo, più sicuri di voi stessi per quanto riguarda appunto questa cosa sudorazione, eccetera. Se siete le persone che tendono a sudare molto, vi consiglio di portarvi il deodorante. Allora, io, c'è stato un periodo, me ne vergogno, in cui praticamente avevo la sudorazione, proprio lo raccontano filter, così ci chiariamo tra di noi. Allora, la sudorazione a 1000, cioè non erano i primi giorni di scuola, era proprio durante l'anno, forse c'erano tante interrogazioni, forse c'era un periodo molto stressante, con la sudorazione a 1000, raga. Vi giuro, io stavo con l'ansia costantemente a scuola di l'alone di sudore, magari emanare cattivo odore, cose del genere. Però comunque siete persone che tendenzialmente magari sudano tanto, o comunque se sapete che può tranquillizzarvi, portatevi dietro un deodorante. Possibilmente non lo userete mai, però già solo il fatto di averlo vi dà più sicurezza, ok? Almeno a me dà più sicurezza il fatto di sapere di avere il deodorante. Cioè, se succede qualcosa io so che ho il deodorante, quindi posso usarlo. E boh, sembra una cosa stupida, sembrano consigli stupidi, però almeno a me dà sicurezza sta cosa. Questo qua ve lo sto dicendo per farvi entrare nel contesto: dovete essere sicuri di voi stessi, cioè dovete arrivare là, ok, avere l'ansia, ok, avere il panico dei compagni nuovi, ok, tutto, però almeno di voi stessi dovete essere sicuri, ok? Ora, siete arrivati a scuola. Sicuramente nei giorni di prima, nelle settimane di prima, avrete fatto un gruppo su WhatsApp. Su questo gruppo su WhatsApp già avrete iniziato un po' a parlare con dei ragazzi, così. Cercate sempre di scrivere qualcosa su sto gruppo, non che fate, ma cose inerenti alla scuola, in modo tale da ricevere una risposta. Comunque cercate di parlare con qualcuno, ok? Arrivate a scuola. Se conoscete le persone, boh, cavoli vostri, conoscete tutti, bella, festino. Se non conoscete nessuno, quando andate a prendere il posto, se non conoscete nessuno, per una ricordi logica, se avete i banchi a due, finirete in banco con qualcuno. Ora, non chiudetevi in voi stessi, non prendete ad esempio nelle pause il cellulare e scrollate Instagram, cercate di parlare con quella persona, cercate di sapere cosa gli interessa, vedete se quella persona è una persona timida e magari provate ancora di più a farla parlare, a farla confrontare con voi, anche con gli altri ragazzi, cioè cercate di non fare gruppetto soltanto con una o due persone, ma di conoscere tutti, almeno. È normale che non vi può stare simpatico ogni singolo individuo della vostra classe, ma almeno provate a conoscerli tutti, così da avere chiaro chi magari è più tendente al vostro carattere, chi magari invece si discosta dalle vostre preferenze o cose del genere. Però non mettetevi dei paletti del tipo no, questo secondo me è antipatico, non gli parlo. Parlate con tutti, fate domande a tutti, presentatevi a tutti. Quando ad esempio le professoresse entrano in classe, fanno fare le presentazioni, ascoltate le presentazioni degli altri, così da sapere già cosa gli interessano. Quando fanno tipo che hobby avete, che sport fate, ascoltate cosa dicono gli altri, perché magari potreste avere in comune qualcosa con qualcun altro e potrebbe essere un ottimo modo per iniziare una conversazione con quella persona durante la pausa, ad esempio, no? Quindi mi raccomando, ascoltate, fate domande, chiedete, mostratevi interessati alle altre persone, non chiudetevi in voi stessi perché non arrivate a nessuna parte. Un'altra cosa che vi consiglio di fare è di essere preparati anche come materiale. Nessuno sopporta le persone che chiedono sempre. Anche io ci sono stati giorni in cui ho chiesto, mi dai una penna, mi dai un foglio, e mi sentivo pesante, mi sentivo ovviamente un disturbo per gli altri, quindi cercate almeno le cose di base di averceli, tipo la penna, il foglio, ok? O ad esempio delle monetine per fare merenda, o ad esempio un elastico per i capelli. Non dovete ritrovarvi, secondo me, a chiedere sempre agli altri, perché altrimenti, essendo anche che è una nuova amicizia, diciamo, potrebbe sembrare che lo fate per un interesse, magari voi avete le buone intenzioni, volete solo attaccarvi i capelli, però, legarvi i capelli, però magari agli altri può risultare come una cosa, tu mi stai chiedendo questa cosa perché ti servo. Quindi cercate di avere sempre le cose che servono di base, ok? In modo tale da non dover dipendere dagli altri e non dover risultare pesanti, almeno i primi tempi. Poi, rubate le penne, sto scherzando, mi dissocio. Ok, fingiamo la prima giornata di scuola sia finita. E qui che dovete essere un pochino più intelligenti. Dopo la prima giornata di scuola, ovviamente avrete conosciuto tantissime nuove persone e già avrete un po' magari visto quelli che vi stanno più simpatici, avrete parlato più con il vostro compagno di banco, con quelli accanto a voi rispetto ad altri, ed è lì che voi dovrete trovare un modo per scrivergli. Cioè, secondo me, anche se non è il primo giorno, anche se è il secondo, il terzo, il quarto, la prima settimana, la seconda settimana, ognuno con i suoi tempi, per carità, però ad esempio, se avete un dubbio, potete sì scriverlo sul gruppo WhatsApp e sperare che qualcuno vi risponda, perché poi sul gruppo WhatsApp non risponde nessuno, infatti.
Però potete anche scrivere direttamente alla persona con cui avete parlato di più quel giorno, ad esempio, oh ma tu cos'è che ti porti domani? Ma domani a che ora usciamo? Ma secondo te dovrei portarmi il quaderno oppure tu ti porti la borsa o ti porti lo zaino, essendo che sono i primi giorni di scuola? Ma secondo te di qua e di là? Ok, cercate di instaurare un rapporto anche cioè, via messaggio, ok? In modo tale da far capire a quella persona che se ci dovesse essere un bisogno le può scrivervi, ok? Perché dopo che una persona scrive il primo messaggio, poi è molto più semplice scrivergli un altro e iniziare a confrontarsi sempre, quindi cercate di fare questa cosa. Un'altra cosa che vi consiglio è di non rispondere a tono in maniera sgarbata, però di far capire che non siete delle persone che si possono prendere in giro facilmente, cioè se un ragazzo, una ragazza viene da voi, vi fa magari una battutina un po' così, oppure magari fa una determinata cosa che voi infastidisce, fateglielo notare, nel senso con una battuta, magari rispondendo a tono, non fatevi prendere per magari quelli più timidi di cui si possono prendere gioco, perché nel 99,9% delle ipotesi probabilmente saranno bravissime persone, però ci può essere quella percentuale delle persone che, capendo che tu sei un po' più debole, che sei un po' più, non lo so, insicuro, ti vanno costantemente ad infastidire. Non è che dovete ovviamente mettervi ad urlare con le persone, perché non mi sembra proprio il caso per una stupidaggine, però fategli capire appunto che non vi possono sempre infastidire costantemente perché otterranno una risposta a voi. Soprattutto dimenticatevi il giorno dopo, cioè non dovete portare rancore, questa è una cosa che io ho fatto, perché io sono una persona un po' rancorosa nella mia vita, però voi cercate di non portare rancore, cioè c'è stato un misunderstanding, c'è stato un fraintendimento, c'è stata una delle battute un po' così, voi avete risposto a tono, il giorno dopo dimenticatevelo, fate finta che non sia successo nulla, non portate rancore, perché se cominciate a portare rancore dei primi giorni di scuola, in quinto anno ci arrivate che parlate con una persona sola, perché in un modo o nell'altro in 5 anni tutti vi diranno qualcosa che vi infastidisce, ma non è che potete iniziare a smettere di parlare con tutta la classe. Quindi cercate di superarle, perché come magari quella volta è stato lui a rivolgersi in maniera sgarbata, lei a rivolgersi in maniera sgarbata, la prossima volta, anche non volendo, sarete voi a farlo, perché una giornata no, perché avete il ciclo, perché siete nervose, perché non avete fatto colazione, perché la vita vi è andata contro quel giorno, avete perso l'autobus, vostra madre si è arrabbiata. Tantissime motivazioni possono portare anche voi a essere un po' più sgarbati, quindi perdonate, poi alla fine non è una cosa, magari non saranno mai cose gravi, però passate avanti alle stupidaggini, non soffermatevi, perché dovete starci, raga, 5 anni. Se cominciate a fare litigi dal primo, male, bad, 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 male, male, male. Evitate litigi, rispondete sempre con una risata, con una battuta, cercate di superarli. Se poi ovviamente incontrate quello che è di coccio, decoccio, allora lì la situazione cambia, però raramente, soprattutto i primi giorni, si incontrano persone decoccio, secondo me. Adesso vado a rispondere alle vostre domande, perché su TikTok vi ho chiesto, volete sto video? Poi tutti e quindi ho detto, aspetta, fatemi delle domandine. Potresti dirmi come ti sei trovata con i compagni nuovi, eccetera? Allora, io, sbagliando, perché non avevo visto questo video, alcune persone le ho proprio catalogate come no, questa persona mi sta antipatica. Poi ho scoperto che sono in realtà magari le più simpatiche. Ad esempio, io e Elenia l'avevo catalogata come no, questa mi sta antipatica. E poi adesso praticamente ci mangio, ci dormo e ci vivo insieme, ok? Quindi mi sono trovata molto bene alla fine con i miei compagni. Ovviamente li ho scoperti piano piano. Non ho fatto subito amicizia con tutti, però ho cercato con tutti un punto in comune, un qualcosa di cui parlare, che sia con molte persone lo scautismo, che sia con molte persone magari la lettura, che sia con molte persone, non lo so, internet, magari seguivamo gli stessi youtuber perché ho ancora un nuovo canale e cose del genere. Quindi io mi sono trovata molto bene, ma sono sicura che anche voi vi troverete bene. Come ti orienti per andare in classe? Il mio cortile sarà enorme, aiuto. Allora, questo qua, io praticamente sono una frana. Se avete visto il video dell'anno scorso, del mio primo giorno in scuola, no, di 2 anni fa credo, praticamente io mi sono persa il primo giorno in scuola, c'era la nuova professoressa in classe che non avevamo mai visto, io sono arrivata tipo 10 minuti dopo il suono della campana perché sono andata in un altro plesso. Ma poi in generale per il primo anno in teoria c'è tipo la guida, cioè almeno da me per il primo anno di scuola c'era tipo, se non, c'era la guida che ci ha fatto fare prima il giro di tutta la scuola e poi ci ha portato in classe, quindi se siete in primo anno almeno da me hanno fatto così, penso lo facciano da tutte parti onestamente, perché sennò come fai a sapere dove la classe? Non lo so. Soffro di ansia sociale e non so fare amicizia, che faccio? Mi attacco? No. Per questo vi dicevo, posate il cellulare,
Posate tutte le distrazioni e fate domande. Non devi saper fare amicizia, non devi colpire quella persona. Mostrati interessata alle sue cose, mostrati interessata a lei, chiedi lei, fale delle domande, qual è la tua materia preferita, quanto hai avuto al voto dell'esame di terza media, come ti sei trovata alle medie, chi conoscevi di questa classe. Cose così, cose molto vaghe, cose che avete tutti in comune, tipo l'esame di terza media, tipo i conoscenti, tipo la nuova esperienza, tipo le materie. In questo modo sarà molto più facile. So già che mi dovrò organizzare con lo studio e tutto, ma ho un'ansia assurda per quanto impazzirò nel studiare, dato che so già... Allora, devo dire la verità. Lo studio, per quanto riguarda il primo anno, anche per me è stato difficile. Cioè, io devo dire che il primo e il terzo anno sono stati tra i più pesanti, secondo me. O tutti quelli che vi dicono, no, il primo anno è una cretinata, che gnegnegne, io sono in quinto, il primo anno è una cretinata. Snobbateli, sono antipatiche queste persone che devono sminuire i tuoi problemi solo perché loro pensano di averne di più grandi. No. No, amo. Anche tu avevi gli stessi problemi 5 anni fa, quindi per favore stai zitta. Grazie. Il primo anno è un po' difficile per lo studio, ve lo dico in anticipo, dovete impegnarvi, dovete studiarvi, come dice un uomo saggio, fatti la fama. Nel senso, mostrati da subito anche con i professori, una persona attenta, una persona che segue, una persona che si interessa alla materia. So che è una cosa secchiona da dire e so che io non l'ho fatto con molte materie, quindi adesso ne ho le conseguenze. Però cerca di mostrarti interessata. Non secchiona pesante, ma interessata. Perché il primo anno è più difficile, perché ci sono materie nuove, materie con cui tu non hai mai avuto nessun confronto, tipo per me latino. Quindi, ma sono interessata. Se mi guardano e non li conosco, che faccio? Presentati. Spero di aver chiarito un sacco di vostri dubbi e di avervi dato sicurezza. Dovete cercare di essere sicuri di voi. Cercate di mettervi a vostro agio, fate di tutto per essere a vostro agio con voi stessi in primis e poi cercare di parlare, di fare amicizia con le nuove persone. E solo il primo giorno di scuola è importante, è un bel momento comunque perché conoscerete tante nuove persone, però non fatevi impaurire troppo, non entrate nel panico perché alla fine è una tappa che va affrontata, ma poi avrete, anche se il primo giorno dovesse andarvi malissimo, avrete 5 anni per rifarvi. Quindi se il primo giorno una vergogna, avete altri 5 anni. La fama ve la potete rifare. Sapete quante persone ho rivalutato negli anni? Sapete quante persone sono cambiate negli anni? E quindi tranquilli. E nulla, se il video vi è piaciuto mettete piacere e seguite su Instagram, su TikTok, ma soprattutto su Twitch. Ogni giorno non sono in live, quindi non fatelo. E noi ci vediamo al prossimo video.